Buongiorno e benvenuti in diretta nel Salotto di Bocca in Libreria, ricostruire senza sosta la speranza, una manifestazione patrocinata dal Comune di Milano. E vi ricordo che tutti gli incontri fino a ieri, anzi c'è anche quello di stamattina con la Mary D'Amico, sono già disponibili sulla pagina YouTube della Libreria Bocca, catalogati in ordine con un bellissimo motore di ricerca e sono solo loro. 400 euro, ci siamo forse a 420. E per me è un vero piacere oggi avere due ospiti particolari a questo salotto. Erika La Cava, che comunque è una frequentatrice abituale della libreria, che mi ha proposto appunto questo incontro con Andrea Bianconi, che devo dire ho avuto modo di vedere via social quello che fa e la sua ricerca la trovo veramente molto molto interessante. Tra l'altro oggi parliamo di un'edizione di Silvana. Ciao Erika, benvenuta. Ciao Giorgio, grazie di ospitarci. Allora, intanto è il tuo evento, il tuo incontro, grazie per aver partecipato a questa iniziativa promossa dalla libreria, che so che tu frequentavi in periodi molto particolari della tua vita. Sì, diciamo durante le mie bigiate tra Brera e il Duomo passavo dalla libreria Bocca. Beh, la cosa è molto bella perché adesso i ragazzi non riescono neanche più a bigiare, non potendo, vanno a singhiozzo e quindi non hanno l'esigenza di bigiare. Però le bigiate sono proprio una roba della nostra generazione straordinaria. Esatto, concordo. Allora, Erika, parlaci un po' di questa edizione che tu hai voluto presentare qui via social sul canale, sulla social TV della Libreria Bocca, col patrocinio del Comune di Milano, e parlaci un po' di Andrea Bianconi che poi faremo intervenire anche lui. Allora, questa occasione che ci hai offerto, Giorgio, l'ho colta al volo perché è appena uscito il libro di Andrea Bianconi, che vi faccio vedere, che si chiama Diario di un precarcerato. Qui lo vedete con tutti i miei pippini di appunti, tutte le mie note. È un diario edito da Silvana Editoriale e sostanzialmente è un diario pre-operatorio, nel senso che ci racconta le modalità in cui le modalità mentali, insomma, quello che Andrea stava pensando, stava sentendo prima di entrare nel carcere San Vittore per fare una performance. La performance si chiamava Come costruire una direzione e si è svolta il 3 aprile del 2019 in collaborazione con la Casa Testori. E diciamo che l'occasione di presentare questo diario si è concretizzata nel momento in cui Andrea appunto mi ha regalato questo diario. Quindi io per regalargli qualcosa ho voluto presentarlo al pubblico. Hai fatto molto bene. Allora, facciamo comparire il nostro artista della giornata. Ciao No. Andrea, grazie per aver accettato Andrea. l'invito prima di Erika e poi mio di essere qui presente con noi e vi lascio piacevole chiacchierata. Noi ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. No. Ciao Andrea, eccoci qui. Allora, ho raccontato brevemente a Giorgio che appunto il diario di precarcerato è appena uscito da poco tempo per la Silvana Editoriale. E questo è il tuo secondo libro uscito con la Silvana, perché quello precedente riguardava invece le performance, sempre in collaborazione con Casa Testori, in occasione dei 10 anni delle performance, avevi raccolto sotto forma di libro tutti i tuoi vari interventi. Anche questo libro, Diario di un precarcerato, è realizzato in collaborazione con Casa Testori perché è stata proprio la Casa Testori che ti ha portato all'interno del carcere. E all'interno di San Vittore è stata la prima performance in assoluto che si è svolta lì in collaborazione anche con i detenuti. Se vuoi raccontarci qualcosa di questa performance. Sì, io penso che la performance di per sé sia un atto di libertà ed è per me la forma più libera che io conosca per poter riuscire ad avere questa cosa che è della testa che si stacca dal collo, no? Cioè nel senso da riuscire ad ottenere una sorta di libertà totale. Il progetto della performance di San Vittore, che è stato messo appunto con Casa Testori e con la curatela di Giuseppe Frangi, mi aveva molto incuriosito perché, e io l'ho molto voluto, perché volevo proprio portare dentro al carcere la libertà. Cioè volevo ingabbiare le gabbie che io di solito realizzo e volevo far uscire una sorta di libertà. Cioè volevo liberare i detenuti, volevo dare ai detenuti una possibilità
volevo far riscoprire o rivedere o risentire anche per un'ora il significato di libertà. E per questo ho messo in piedi, grazie anche a Donatella Massimille del CECTE Dentro Fuori San Vittore, Gilberto Crispino, ho messo a punto questa performance che era una sorta di rito verso un rito totalmente dentro la libertà, appunto dentro un carcere, e che era formato in tre atti, no? In tre momenti. Il primo momento era questo grido, questo canto collettivo di questa canzone che io avevo scritto, che era una ricerca, una canzone che ricalcava un po' Per fare un fiore di Sergio Endrigo, e che era una continua ricerca di libertà e una continua ricerca di direzione, no? Cioè per fare la freccia, per arrivare a un cuore e per arrivare all'amore, no? Sì, Quindi molto, molto carino. una freccia, ho voluto portare un amore, ho voluto portare un cuore, ho voluto portare attraverso un messaggio molto positivo una direzione verso l'uscita. In questa performance, come appunto anche in altri, infatti tu utilizzi proprio i tuoi simboli classici, che sono la freccia, la gabbia, la maschera, e combinati in modi ovviamente diversi, e anche le sbarre. La freccia, ho visto che la prima volta, poi lo scrivi anche nel libro, la prima volta che hai usato la freccia è stato nel 2013, quando hai realizzato la copertina di Connection, che era immagino, una rivista americana, una specie di manuale che veniva dato ai carcerati. Quindi forse questo è stato il primo momento in cui tu sei entrato in contatto con il mondo del carcere e che ti ha dato diciamo, il primo avvio a questo tipo di ragionamento. Una freccia è quello che ti permette poi di uscire. Quindi il simbolo poi ti permette di darti una direzione ed è quello che poi hai voluto effettivamente, come dicevi tu, portare all'interno del carcere. Oltre a questo c'è la gabbia, quindi la gabbia che ti hanno anche chiesto i detenuti, ma questa è una gabbia per uccelli? E ti ho detto no, questa è una gabbia aperta, non ha una porta, è una gabbia per i pensieri, per i nostri sogni. E la maschera, questi tre elementi appunto poi li vai a combinare. La maschera come quello che ci protegge, ci nasconde, ma che poi ci permette anche, secondo me, di entrare in relazione con l'altro, perché durante la performance c'è uno scambio di maschere. Tu e una detenuta vi scambiate la maschera. Come a scambiarvi il ruolo, la posizione, come dire che tu stai entrando nel suo punto di vista e lei sta entrando nel tuo punto di vista. Vi state scambiando proprio i ruoli. E volevo chiederti quale elemento invece hai portato di novità al San Vittore e perché hai deciso di mescolare proprio tutti questi elementi in questa performance. Sì, io ho voluto rendere vivi questi elementi. Quindi ho voluto che tutti gli elementi si rapportassero in maniera viva e reale con la vita dei giorni, no? Con la vita dei giorni, no? Con i giorni che corrono, con i giorni che passano. I giorni Quindi che passano, tra l'altro, tu nel diario dicevi che giorni, che l'orologio che era appeso, una cosa molto particolare, che l'orologio che è appeso nel Panopticon è un orologio fermo. Quindi i giorni passano, le ore passano, ma non te ne rendi conto. È un'attesa eterna, sostanzialmente, quella che tu hai vissuto all'interno di, per i pochi istanti che sei stato all'interno del carcere. Cioè, hai percepito proprio questa attesa. e poi l'orologio contiene sempre due frecce, è quella degli orari, quella Ah dell'orario. certo, è vero, quindi poi tu hai trovato frecce ovunque, hai trovato anche nella scritta secondo raggio, primo raggio, la G graficamente ricordava una freccia, quindi hai trovato tutta una sorta di simboli che ti hanno ricondotto alla tua idea iniziale, cioè come delle conferme al tuo punto di vista. Sì, cioè, io penso, la prima volta che è nata la freccia è stata quando mi è stato chiesto di realizzare per la New York Public Library questa guida, la copertina per questa guida che veniva data ai detenuti che si preparavano ad uscire dal carcere per il loro reinserimento nella società, no? E quindi come cercare lavoro. Alcuni consigli utili, cioè proprio era una cosa verso un reinserimento. Quindi io ho immaginato, a quel tempo, era il 2013, avevo immaginato la copertina come queste frecce, queste direzioni che uscissero, no? Cioè queste direzioni, più come se ognuno di loro fosse una freccia, no? Una direzione. E quindi la direzione, vedendo San Vittore, che vedevo frecce ovunque,
Ho visto che ho voluto dare una direzione, ho voluto anche tutti i disegni che avevo esposto lungo il primo raggio erano tutti modi in cui io, tutti i disegni in cui io scoprivo o cercavo di capire dove si nasconde una freccia, no? Dove la si può trovare una freccia. E quindi il fatto che io abbia cioè ho voluto portare con me la direzione dentro per andare, per uscire, e penso che loro abbiano bisogno di una direzione anche, no? E di una freccia. E certo, alla fine della performance ho voluto regalare tutta una freccia perché è come se loro potessero custodire questa freccia, no? E per cercare dentro di sé la direzione, averla in mano, ed è come se avendola in mano potessero avere un po' di speranza e un po' di visione positiva verso ciò che gli aspetta dopo. Sì, la speranza, adesso vediamo appunto nel video che tu e anche le detenute avete in mano una torcia. La speranza è anche rappresentata da questa torcia, questa luce in mezzo al buio che ci simboleggia appunto la via d'uscita, cioè la ricerca di una via d'uscita è una possibilità. Perché ovviamente quello che tu hai portato dentro il carcere non è ovviamente una direzione, nel senso che non sei tu ad aver dato ai detenuti la direzione, cioè hai detto dovete trovarvi voi la vostra direzione, cioè gli hai dato un po' forse degli strumenti, gli hai portato una torcia tu, una freccia, e poi però sono loro che devono ovviamente trovare il modo di uscirne e trovare la direzione della loro vita. E quello, cioè volevo chiederti anche il feedback che hanno avuto i detenuti. Hai sentito che ti sono venuti incontro? Cioè hanno capito il tuo intento? Sì, ti racconto un aneddoto come risposta, che mancavano pochi minuti prima della realizzazione della performance, no? Io ero agitato perché sai, cioè avevo in testa delle cose, era il momento che mi stavo staccando da me, cioè per una serie di motivi, no? Però la performance era affidata un po' a tutti anche, no? Era affidata a loro, alle detenute attrici, era affidata al pubblico, quindi era, per me era un elemento di sorpresa continuo anche, no? E quindi volevo lasciarmi andare per riuscire a viverla le performance a livello emotivo. Beh, vediamo che sono molto coinvolte a livello emotivo le detenute, lo vediamo adesso in questo video. Sì, c'è stato un momento che io ero alla fine, noi eravamo dentro questo spazio prima di uscire, dentro il secondo raggio prima di uscire, il primo raggio prima di uscire, e una detenuta si gira e mi dice, mi dice Andrea, ma sei agitato? E io dico sì, sono agitato. E lei mi risponde, tu non devi esserlo perché noi non lo siamo. Ok, in quel momento lì io avevo capito che tutte loro erano con me ed eravamo un'unica grande cosa. E poi quando io ho cercato durante la performance il coinvolgimento, l'abbattimento di quel muro che c'è tra pubblico che entrava e che è entrato e tra pubblico presente e detenute, io volevo abbattere quella barriera perché era l'unico modo per cui anche loro potevano sentire un certo tipo di libertà di fare e di stare nel posto e di farle riconquistare anche un sorriso, no? Una voglia, una volontà. E in quel momento, quando io ho visto che sia il pubblico che loro, tutti quanti si univano e cantavano questa canzone, cioè in quel momento ho capito che c'era la possibilità di continuare a cercare sempre di più questa direzione, che è questa freccia verso l'uscita, no? Certo, è tutto molto simbolico nella tua performance, cioè proprio dalla gabbia alla torcia, c'è proprio un insieme di simboli. Un'altra cosa molto simbolica è il concetto del panopticon. La performance si è svolta in questo grande atrio, insomma, proprio il panopticon, che mette insieme, che è il punto di uscita di tutti i raggi, dei sei raggi del carcere di San Vittore. Tu appunto parlavi anche nel libro di questi aprirsi e chiudersi di porte, questo continuo sentire il rumore e questo continuo salutarsi di persone che appunto poi si incrociano in questo spazio. Quindi è un luogo comunque di convergenza, è il centro
centro della stella, diciamo. Il panopticon, ahimè, ha anche un significato negativo, perché è stato realizzato, è stato pensato nel 1700 come luogo di controllo massimo, perché è un luogo centrale che permette di controllare tutto. Quindi sostanzialmente tutti i detenuti controllano tutti e tutti, e il controllore controlla tutti i detenuti contemporaneamente, c'è questo grande fratello che ci controlla. Tant'è che questo è uno dei messaggi, è uno dei simboli che viene poi utilizzato da Foucault, perché dice che la società contemporanea è come un grande panopticon dove noi siamo costantemente controllati. Il fatto che tu fai la performance proprio all'interno di un panopticon è proprio sull'altare, cioè sul luogo dove si svolge la messa, dove viene messo l'altare, ti porta da una parte a liberare sostanzialmente a livello mentale e filosofico questo brutto significato che si porta dietro il panopticon, e dall'altro invece stai sacralizzando la tua performance a livello artistico, a livello quasi religioso. Come ti sei sentito sull'altare? Sostanzialmente tu eri sull'altare. Allora, io penso che... Io ho visto la struttura come un punto centrale di universalità e di centralità intesa come universo, no? E quindi anche perché alla fine della performance quattro detenute hanno preso una gabbia che io avevo sventrato completamente, avevo completamente aperto, come se fossero delle ali, oppure come se fosse un fiore che sta sbocciando, e loro hanno preso questa gabbia e l'hanno posizionata sull'altare del centro del panopticon, no? E, come dire, mettiamo la libertà al centro, certo. mettiamo la nostra visione del futuro al centro, no? Mettiamo quello a cui noi tendiamo. Quindi e la centralità è anche vista come qualcosa che ti avvolge, no? Cioè è anche qualcosa che alla fine sì ti sorveglia, ma anche ti protegge e ti custodisce per un obiettivo, ti custodisce per un ideale, ti custodisce per una proiezione verso il futuro, ti custodisce verso un gesto d'amore libero, no? Cioè, e quindi il fatto che la gabbia sia, che abbia messo questa gabbia centrale, che è aperta, che rappresenta, le cui pareti rappresentano delle ali, oppure rappresenta un fiore che sta sbocciando, secondo me ha messo al centro la vita. Sì, con un simbolo molto bello, cioè proprio l'antitesi, la gabbia chiusa che si apre e diventa totalmente l'opposto. E quindi sopra l'altare ho voluto posizionare proprio la vita, e io ho fatto durante la performance, ero sopra l'altare, perché ecco, qui vediamo la vita. Qui vediamo appunto le gabbie. La cosa molto bella è anche che voi arrivavate nel panopticon, cioè tu e le detenute con cui hai fatto la performance, entravate nel panopticon a partire da questo corridoio dove avevate appeso sopra le gabbie. Quindi non era il pubblico che entrava nel panopticon con sopra le gabbie, ma eravate voi. Quindi era proprio un gesto di libertà. Sostanzialmente stavate uscendo, stavi portando i detenuti a livello emotivo a liberarsi di questa condizione. Liberazione che poi ha avuto un esito finale quando avete cantato avete gridato tutti Fantastic Planet. Sì. Questo altro momento molto forte della performance. Sì, Fantastic Planet è la ricerca di questo pianeta fantastico che è l'immaginazione, no? Quindi io ho voluto che tutti noi cantassimo e gridassimo Fantastic Planet. Ogni detenuta poteva gridarlo e cantarlo, sussurrarlo, poteva fare ciò che voleva, poteva anche correre, poteva spostarsi da un luogo all'altro, poteva in un certo senso far diventare, poteva sentirsi libera come se fosse in un giardino fiorito. No? Sì, la libertà assoluta. La libertà assoluta. E questo continuo grido di Fantastic Planet è quasi ossessivo, però è un'ossessione legata a una ricerca continua, perché secondo me la libertà è legata soprattutto, cioè la massima forma di libertà è l'immaginazione, secondo me, no? Cioè, quando tu immagini, ma immagini per costruire anche, no? Immagini perché ciò che hai immaginato
può realizzarsi o vuoi che si realizzi. Quindi io ho voluto dare a loro questo Fantastic Planet, che è il pianeta dell'immaginazione, no? E ho voluto che loro lo gridassero, e veramente come se fossero all'aperto, perché la voce era un altro strumento, un altro modo che loro avevano di libero. Uno strumento di liberazione, certo. Liberazione, certo. No? Quindi io ho cercato di cercare con loro la libertà, anche perché era la prima volta che io sentivo e ho sentito la parola libertà dentro San Vittore, no? Cioè, quando un detenuto, mi ricordo un giorno, mi ha parlato di libertà, mi ha usato la parola libertà, era la prima volta che io mi sono reso conto che esisteva la libertà, perché era una parola che ho sempre dato troppo per scontato e non ci ho mai pensato. Certo, però immagino sentirla in quel contesto, sa proprio di stridente. Sì, prende un peso che è talmente fondamentale ed importante che è legata alla vita della persona. Certo. Certo, sì, sì, è quello che ci permette di essere vivi, diversamente non potremo. Nel libro un'altra, cioè, sei arrivato a Fantastic Planet, questa parolina magica, attraverso tutta una serie di ragionamenti. Cioè, il libro è molto bello, è molto filosofico, se posso usare una parola forse inappropriata. Io l'ho trovato anche molto divertente, mi sono divertita veramente tantissimo a leggerlo, perché fai degli accostamenti di parole da cui poi fai derivare altri ragionamenti, da cui fai derivare le tue verità. In Fantastic Planet tu hai messo insieme, è scomposto la parola planet in plan e net, quindi un piano, una strategia, e net, quindi la rete, mettendoli insieme con un cerchio sulla N, che è l'elemento che congiunge le due parole. E questo è un metodo che utilizzi spessissimo nel tuo libro. Per esempio, c'era anche forse azione, veniva contenuta in diverse parole, ossessione, lo scomponevi in diverse parole, attesa, cioè, tutta una serie di elementi ricorrenti. E infatti, cioè, volevo che appunto chiederti questo plan e net, come sei arrivato a congiungere questi due elementi? Beh, cerco sempre, in tutta la mia ricerca cerco delle relazioni, ok? Che possono essere relazioni tra oggetti, relazioni tra culture, relazioni tra modi, relazioni anche tra parole, ok? Quindi io cerco sempre di cercare, da un punto di vista logico e illogico, quella relazione che può esserci tra una parola e un'altra parola, tra una costruzione continua, come se fosse quasi una catena parentale di parole, no? E di immagini. E per questo porta a un continuo sviluppo, a una continua trasformazione di quello che voglio dire, di quello che penso. Certo, così nascono le tue performance, cioè il libro è proprio una testimonianza del tuo pensiero, sembra proprio di stare di leggere proprio i tuoi pensieri mentre li stai pensando. Quando ho visto, ad esempio, cioè quando ho scritto la parola planet di Fantastic Planet, cioè ho visto che la parola planet conteneva dentro appunto un piano che è plan e un net, cioè una rete. Quindi questa costruzione, questa continua ricerca di cosa si nasconde anche dentro le parole per far nascere nuove parole, a me serve per far nascere nuove idee, nuove soluzioni. Quindi sei un po' un filosofo. Ma cioè, per me uso l'arte perché la uso. Perché è la vita che sto vivendo, no? E quindi la vita che sto vivendo è l'arte, quindi è un'unione che è imprescindibile. Quindi magari quando io penso, metto sempre al centro della mia ricerca l'essere umano, e la persona e l'uomo, il rapporto ad altri uomini, se stesso, la società, e quindi... arrivo a delle mie grandi domande che qui dai delle grandi risposte. Mi aveva fatto molto sorridere questo, posso farlo vedere? Vedi che è là, aspetta, non riesco, ecco qua.
che è la tua formula. Tu hai trovato una formula, la formula magica della performance. Arrivando attraverso tutti i tuoi ragionamenti, sei arrivato a dire che la performance è uguale al momento più movimento fratto lo spazio, il tutto moltiplicato per il tempo. Quindi abbiamo P uguale 2M fratto S per T, come se fosse proprio una formula di un moto, e poi attraverso varie semplificazioni che non facciamo vedere i matematici perché sennò ti uccidono, attraverso varie semplificazioni si è arrivato a dire che P uguale a T, cioè la performance è uguale al tempo, che poi elaborato nuovamente diventa per te e quindi per te, cioè la performance è per te. Sì, sì, io ho cercato di, attraverso questa formula magica, esatto, di cercare di capire se c'è un elemento razionale in una cosa che non è razionale. Come cioè, la vita. Se è la massima forma di libertà, volevo capire se poteva esistere una formula matematica che mi rendesse razionale questo momento. E no? Ci sei riuscito. Diciamo che questa formula può essere. Quindi unendo i vari elementi che io uso per la performance, che sono il movimento, lo spazio, il tempo, l'attimo, il gesto, mettendo insieme, io sono arrivato a una mia conclusione che è più uguale a T, cioè per te, cioè è l'altro, cioè serve l'altro. Cioè la performance vive quando c'è l'altro. Quando c'è l'altro, certo. Può essere l'altro luogo, l'altro contesto, l'altra persona o l'altra visione. Allora ragazzi, complimenti, bello, molto interessante. Ritorno a ribadire adesso, dopo una bella mezz'oretta di chiacchierata, che la tua ricerca mi piace veramente tanto. Ho fatto vedere anche un po' di lavori dal tuo sito, bella anche questa collaborazione con Casa Testori. E non so se tu hai avuto occasione di conoscere Giovanni. Sì, sì, sì. Infatti è un bel personaggio. Io me lo ricordo sempre qua in libreria, non sempre lui, ma mi ricordo lui in libreria, che è venuto due o tre volte per delle manifestazioni che facevamo un po' di anni fa, e la mia immagine di Giovanni in fondo alla galleria insieme alla Lento Bar, che poi aveva fondato la compagnia del disegno insieme appunto a Testori. Bella Erika questa intervista, sei proprio entrata nel dettaglio. Ma sì, ma perché mi sono divertita veramente tanto, devo dire. Cioè mi sembrava, infatti l'avevo anche detto ad Andrea mentre lo stavo leggendo, mi sembrava di leggere i testi di Kant, di Hegel, perché lui ragiona, cioè si analizza, si sviscera ogni singolo pensiero che gli viene in mente e da poi appunto poi nascono nuove intuizioni, nuove idee per la performance. È molto bello. Io volevo fare una domanda ad entrambi. Voi che adesso, per questo periodo, ovviamente, tu magari Andrea sei più abituato, vabbè, ma anche tu da un punto di vista come studiosa, a stare sicuramente più in disparte rispetto che alle persone normali che invece vanno tutti i giorni a spasso in giro. Di solito, siamo anche noi persone normali, però, dai. Perché la vera artista, clinica, comunque studiosa, sono più abituati a stare in disparte, sì, per studiare l'artista per cercare in teoria in pratica. E invece come è andato in questo periodo per voi di Covid da febbraio ad oggi? Andrea, rispondi prima tu. Allora, all'inizio è stato un po' un casino perché ho dovuto riprogrammarmi le abitudini che avevo perso e quindi avendo perse le abitudini della vita di tutti i giorni ho dovuto cercare di ricostruirmi le abitudini per cercare nuove vie di uscita o nuove forze, no? Però io lavoro continuamente con l'immaginazione, no? E quindi l'immaginazione è stata la mia forza e ho cercato di portare l'immaginazione, per dirti, in altri progetti che man mano, quando c'è stato il momento a giugno e luglio che c'è stato un po' di libertà, chiamiamola, e ho cercato di concretizzare quello che avevo immaginato durante la chiusura, il blocco. E comunque secondo me è un momento di progettualità e di grandi costruzioni anche. Tu, a te ti è capitato, come ad altri artisti, partecipi in questo salotto, di aver dovuto rinviare, spostare, bloccare eventi in programma? Sì, ho bloccato tre mostre in America, e le ho spostate,
ho spostato altre due cose. Sì, ho cercato di adattarmi al cambiamento. Comunque, se ho Beh. dovuto spostare 3-4 mostre. Tu che tra virgolette, giochi con il tempo, in teoria questo tempo che ti è stato fermato dovrebbe essere una sorta di entrare a far parte di una tua futura opera. È un tempo congelato e mandato in là nel tempo. Invece tu, Erika, cosa hai combinato in questo periodo? Io ho avuto un po' di progetti che, ahimè, si sono bloccati, fermati, rimandati, alcune fiere rimandate da marzo a settembre, poi da settembre a marzo dell'anno successivo, poi annullate, poi insomma, purtroppo mi sono fermate un po' di collaborazioni, però sono riuscita, diciamo, nel periodo estivo, tra luglio e agosto, sono riuscita a portare a termine un progetto che è il Suitcase Project, portandolo in una sede privata dove ovviamente quindi non avevo problemi di persone perché ricevevo soltanto su appuntamento e quindi sono riuscita a realizzare comunque la mia mostra. La parte aver divorato il libro di Andrea. Esatto, no, quello è arrivato successivamente. E diciamo che mi sono un po' fermata con la programmazione, con l'organizzazione delle mostre, mi sono dedicata di più alla scrittura, alla lettura, nel caso del libro di Andrea, e alla scrittura perché ho aperto una rubrica su Juliet intitolata Studio Visit, incentrata proprio su questo tema. Quindi ero io che con le videochiamate entravo all'interno dello studio dell'artista, visto che fisicamente non potevo più farlo, e da lì poi scrivevo insomma, delle loro opere. Ho intervistato anche Adrian Pace, ho intervistato Vedova Mazzei, intervisterò anche Andrea Bianconi, visto che abbiamo avuto questo nuovo incontro. No, tra l'altro vorrei una considerazione da parte di entrambi. È percepibile, ormai tangibile, il fatto che bisognerà rimodulare tutta una programmazione culturale. Intanto un parere velato e anche non sulla chiusura dei musei e dei teatri. E poi su questo modo di ripensare all'arte, alla cultura e ai collegamenti, quindi alle presentazioni, sarà difficile, almeno per il prossimo anno, se non due, ritornare alle classiche inaugurazioni con la presenza delle persone. Sono nate migliaia di queste iniziative, non ho inventato assolutamente nulla, io uno spaccato su quello che è la realtà di 42 anni di gestione da parte della mia famiglia di questa azienda libraria, ma come la vedete? Cioè, state capendo che non sarà più come prima, intanto non è mai come prima, perché poi l'evoluzione dell'uomo è sempre dovuta alle grandi catastrofi. Quindi dopo la peste c'è stato fortunatamente il Rinascimento, dopo la caduta dei dinosauri sono arrivate altre specie e siamo arrivati noi, cioè non si può dire tornerà come prima. E quindi noi che comunque per il momento ci siamo, speriamo di esserci anche in futuro, come la vedete voi? Ma Andrea, tu io, vai. Allora, io la vedo con la freccia, no? Cioè nel senso, la vedo che l'arte deve uscire e deve andare verso le persone. Quindi è un momento che l'arte debba completamente abbracciare le persone e non debba più pretendere che le persone la guardino, ma deve andare dalle persone ad incontrarle. E quindi deve uscire e deve, de secondo me, deve sempre di più vivere la vita di tutti i giorni. Cioè, se ho capito bene, tu vorresti un'arte sociale, cioè fatta in piazza e non più negli ambienti canonici delle esposizioni. Esempio, io ho fatto questa performance che questa performance, sì, questa performance che ho fatto di questa poltrona che con la scritta Sit Down to Have an Idea, che è la poltrona delle idee, diciamo, e le ho posizionate nelle piazze sulla cima di una montagna, a Tropea, in un borgo, così, perché ho voluto andare verso le persone, volevo dare la possibilità che le persone usufruissero anche dell'arte, la vivessero, no? E secondo me, se io immagino un'arte domani, è proiettata verso questa direzione, cioè un'arte per tutti. Un'arte che tutti possono usare e vivere. Questa è la dimostrazione, Erika, che gli artisti sono sempre proiettati al futuro. E comunque l'abbiamo vista una parte della tua performance, l'ho fatta vedere mentre voi chiacchieravate, quindi ho capito. Beh, questo è molto, molto interessante. E per chiudere, invece sulla chiusura dei musei, cosa ne pensi? La tua opinione?
senza entrare in contenzioso con nessuno. Io, Andrea. No, Andrea, lui per chiudere, poi dopo passiamo a te. No, la chiusura con i musei no, non è giusto, cioè, non, cioè la cultura deve rimanere, i musei devono rimanere aperti, cioè, non, per me è una cosa allucinante, comunque, perché non è comprensibile e la cultura è un bene fondamentale di noi tutti, no? E quindi è giusto che i musei restino aperti. Ok, Erika? Io, ahimè, sono molto d'accordo su questo e sono molto critica. Eh beh, per forza, cioè la cultura e i musei e l'arte sono quello che ci permettono di aprire la mente, avere diverse direzioni nel momento in cui li chiudi, e stai chiudendo anche la mente, purtroppo, a favore di centri commerciali e quant'altro che invece sono purtroppo sempre aperti. E purtroppo sì, si rivela un problema economico più che di altro tipo, non è un problema ideologico, non è un problema di sicurezza, è un problema di scelte. E le scelte diventano scelte politiche. Quindi io sono molto critica su queste scelte che sono state fatte. Invece la tua Poi. visione dell'arte, delle esposizioni, delle mostre, mi piace perché tu poi sei molto addentro da un punto di vista proprio anche filosofico, di pensiero, essendo curatrice, scrittrice, quindi è. Sì, io sono un po' un outsider, diciamo, che ho sempre pensato e sempre cercato di realizzare dei progetti un po' alternativi, come quello appunto della valigia, che è una valigia fisica che contiene oggettivamente delle opere molto molto piccole, e ho cercato di portarle in posti differenti. Diciamo che mi vengono in mente sempre dei progetti un po' alternativi per uscire, non perché disprezzi le gallerie e i musei, ma magari, insomma, e potessi entrare in un museo, ma perché comunque mi piace anche l'aspetto differente, quindi portare l'arte in luoghi che non sono quelli normali. Deputati. E diciamo che questa crisi ci sta portando forse a rivalutare questi aspetti e anche a farci aiutare anche dal web, che non è da vedere soltanto ovviamente in modo negativo, ma ci permette anche di avere delle dirette che poi vengono archiviate. Cioè, penso che ci porterà a tenere il buono di tutto, anche il buono di un'inaugurazione. Io le inaugurazioni, devo essere sincera, da filosofa un po' timida, le ho sempre un po' snobbate, perché preferisco andare il giorno dopo, 5 giorni dopo, che mi vedo la mostra da sola. Invece adesso devo dire che le inaugurazioni mi mancano. Cioè ho questa smania di dire voglio vedere la gente, che è una cosa che mai avrei pensato di me stessa. Invece ho proprio bisogno del contatto. E quindi sì, tornerò per quel che si può, tornerò assolutamente a vedere le inaugurazioni. Domani vado a una, insomma, sto un po' gironzolando, sì. E fai bene. No, tra l'altro è un aspetto quello di portare non più la persona a vedere la mostra, ma la mostra a vedere le persone. Sì. È un po' l'aspetto che ho avuto, che ho avuto sempre io, mettendo anche i tavoli fuori in galleria, facendo invitare, invito alla lettura, senti chi legge già 6 o 7 anni fa, o comunque facendo partecipare la gente all'evento, o comunque coinvolgere la gente dentro l'evento. È Sì. sempre stato un discorso che io parlo. Cioè, piccolo, poi io faccio il libraio, non sono un addetto ai lavori, ho la passione e a volte colleziono. Quindi è una cosa molto, molto interessante. Ragazzi, c'è un messaggio se c'è che vorreste dare tu, ovviamente Andrea, ai tuoi colleghi, tu Erika, ai tuoi, se no mischiatevi le platee e date, ho lanciato un messaggio. Beh, messaggio di non fermarci, assolutamente. Non ci dobbiamo fermare, dobbiamo combattere e trovare nuove strade, come dice Andrea, nuove direzioni. Sì, anche io la vedo così, sono nuove direzioni e che l'arte è per tutti e di tutti. Ok, ragazzi, grazie mille. Ovviamente la trasmissione, questa la social TV della Libreria Bocca, proseguirà per il momento fino al 31-12, poi vediamo con l'anno nuovo cosa succederà. Se avete qualcosa o qualcuno da propormi, io sono sempre a disposizione. Complimenti ad entrambi nei diversi rami, ma che poi ovviamente si ritrovano, si congiungono in queste bellissime, interessanti iniziative e incontri, perché devo dire che il vostro è molto, molto bello. Una buona giornata e tanti auguri per Grazie. le imminenti festività. Grazie mille Giorgio. Grazie, Ciao ciao. Andrea. Ciao.